arrivano delle belle frasi da parte di donne. Che forse la domanda era da fare alle donne, cari ascoltatori. Come sempre, ragazzi. Esatto, come sempre. La potremmo rifare questa puntata, cioè così anche noi maschi che le stiamo provando tutte, e ripeto, è più difficile per un uomo perché tu ti giochi tutto in quei pochi secondi, la donna è lì che aspetta che tu dica una frase. Se mi piace non c'è problema. Esatto, il problema è piacere prima. Però la domanda è, facciamo la puntata dove voi donne ci dite cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo dire, e voi ci dite cosa dobbiamo dire e noi lo diciamo. Ok. Mi sa che è arrivato. Oh, vi sentiamo. Fabio, io gli avrei detto esattamente quello che ti era venuto in mente senza filtri. No. Scusa, sai che mi piace tantissimo il tuo maglione, dove l'hai preso? Poi da lì. Ah, attaccavo dal maglio sull'abbigliamento. Così. Guarda che non è. Però tipo andavo lì, ciao, mi piace molto il tuo maglione, dove l'hai preso lei? Zara. Zara quale esattamente? Cioè, nel senso che poi bisogna andare avanti. Perso. No, abbiamo quella lì bella, quella ragazza che. No. Ora lo cerco, intratteni il pubblico nel frattempo. Di sulla vetta della torre antica, passero solitario cantando alla campagna va finché non muore il giorno. C'era anche forse. Proviamo questo. Fabio, potevi dirle: no, guarda, io senza parole non rimango mai. Però ti ho vista e sono rimasta senza parole. Dobbiamo per forza rincontrarci. Vedrai, qualcosa mi viene in mente da dirti. Oh! Ciao da Simona. Non è male. Questa è bella. Non è male. Questa. Detta un po'. Allora, prova, ragazzi. Prova. Cara, come si chiama? Un nome questa ascoltatrice. Simona, questa frase la metto nel mio libro nuovo. Che arriverà della CIA a casa. Se non sei scritta la CIA, niente, ti manderò una pizza margherita. Poteva funzionare perché c'è un po' di. Ciao, scusami, guarda, io sono uno che di solito non rimango mai senza parole. Ho tolto vista. Oh. Senza parole. No, già troppe sceneggiate. Sì, tranquillo. È uscito anche un po'. Senza parole. Meno carico, normale. No, quello ah, normale. Normale. Dai, sì, sei anche attore. Così, passo, vai. Ciao. No, cambi di voce, vedi. Vai, normale. Cosa ho detto? No, cambi timbro. Ciao. Vedi? No, no, ci manca. Sei diverso. Ciao. Vai. Ciao. Ehi, ciao. Vabbè, esatto. Se mi gratto qua dietro la testa, no, così che fai impacciato. Appoggio il mocio e faccio. È finito. Scusa, io di solito non ci manco mai. Così ho. Però vedi che abbiamo imparato una cosa. E anche l'atteggiamento, non solo la frase. Tutto è l'atteggiamento. Tutto. Quindi, tutto. Perché se arrivo e dico. Cioè, io di non ci manco mai. Però adesso. No, sì, il concetto è proprio. Sono onesto. Oh. Prima di tutto io non rimango mai senza parole. No, non va non bene. Esageriamo. No, ho fatto i due estremi. Uh-huh. Nel mezzo. Vai. Ciao. Senti. Senti. Comunque ci sono due film che uno e poi hanno fatto il due dell'uno, diciamo. Di questi due ragazzi, bellissimo film, che si incontrano casualmente sul treno. Sì. Non fatelo a casa. No, e lui, a differenza mia, sapeva cosa dire, non aveva il mocio in mano. Era Ethan Hawke, tra l'altro. Sì, ma è più bello io di lui, però. Sono più bello io di lui. No, lui non è bello, dai, onestamente. Fabio, ma scusa. Cioè, anche ti presento Joe Black, sono più bello di Brad Pitt. Onestamente. Certo. Ma io non voglio giocarmi solo la bellezza, voglio guadagnarmela. Ho anche un cervello. Mi sono solo un corpo. Ciao, scusa. Io non sono solo un corpo. E lo volevo dire, lo so che mi trovi molto attraente, ma io ho un cervello. C'ho i pensieri intelligenti qua dentro, ti potrei stupire. Capito? E loro si incontrano sul treno. Vabbè, sentiamo. Vabbè, dai. Voglio continuare a parlare con te. Chiaro, non ho la minima idea di quale sia la tua situazione, ma sento che tra noi si è stabilito un certo contatto, giusto? Sì, lo penso anch'io. Sì, ecco, sì, bene. Perciò sto a sentire. Dovresti fare così. Scendi dal treno con me qui a Vienna per dare un'occhiata alla città. Come? Dai, sarà divertente. Coraggio. E che faremo? Non lo so. Mettiamola così. Fai un salto. Di 10-20 anni, d'accordo? Tu sei sposata. E il tuo matrimonio non ha più quella stessa carica che aveva una volta, capisci? Cominci a incolpare tuo marito. Cominci a pensare a tutti gli uomini che hai conosciuto nella tua vita. E a cosa ti sarebbe accaduto se ti fossi messa con uno di loro. Ci sei? Beh, io sono uno di quelli. Eccomi qui. Perciò prendila come una specie di viaggio nel tempo. Da allora ad adesso.
per scoprire cosa ti perdi. Vedi, questo potrebbe essere un gigantesco favore, fatto sia a te che al tuo futuro marito. Per scoprire che in realtà non ti perdi niente, sono un perdente esattamente quanto lui, privo di stimoli, una palla al piede. E hai fatto la scelta giusta e ne sei molto felice. Ma in via Procaccini non la puoi tenere ferma così tanto, come la spiegagli tutta sta roba.